Nella vita di Padre Pio da Pietrelcina, la figura di Padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia a Pianisi emerge come un pilastro fondamentale, specialmente durante i 35 anni che trascorrono insieme. Sebbene il suo ruolo possa sembrare meno appariscente rispetto a quello di altri confratelli come i padri Benedetto e Agostino, la sua influenza e la sua vicinanza a Padre Pio non sono mai di minor rilievo. Al secolo Daniele D'Addario, Padre Raffaele nasce a Sant'Elia Pianisi il 19 agosto 1890 da Teodoro ed Elisabetta Colavita. Entra in convento e veste l'abito dei Cappuccini 2 anni dopo di Francesco Forgione, che incontra la prima volta il 23 gennaio 1904 a Sant'Elia Pianisi. Professa i voti temporanei il 29 novembre 1905, ma è costretto ad interrompere il suo iter di studi perché è chiamato alle armi per ben 2 volte, nell'ottobre del 1910 e nel maggio del 1915, come caporale di sanità. Dopo il primo congedo, a 24 anni, nel 1914, emette la professione perpetua e solo dopo il congedo militare nell'agosto del 1919 riesce ad abbracciare i suoi compagni, incluso Fra Pio Forgione da Pietrelcina. Al suo rientro è testimone nel convento di San Giovanni Rotondo di un fatto straordinario. È la notte tra il 19 e il 20 settembre 1919. Fra Raffaele non riesce a dormire. La sua cella è quasi di fronte alla numero 5. Vede una grande luce provenire dal corridoio. È Padre Pio che arriva dal coro, tutto illuminato, raggiante di luce, recitando preghiere e con Gesù bambino in carne ed ossa tra le braccia. Gli passa davanti e non si accorge della sua presenza. Solo alcuni anni dopo viene a sapere che quel giorno, il 20 settembre, ricorreva il primo anniversario delle stimmate di Padre Pio. 2 anni dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta a Montefusco l'8 settembre 1922, quando aveva 32 anni, diventa confessore a San Giovanni Rotondo, dove negli anni viene nominato direttore dei Fratini, vicario, economo, guardiano per circa 13 anni. Delegato del terzo ordine francescano, e ricopre poi il ruolo di confessore di Padre Pio dopo la morte di Padre Agostino, confessando il suo confratello ogni settimana dal 1961 fino alla sua morte. Padre Raffaele è consigliere e soprattutto amico fidato di Padre Pio. La sua personalità, caratterizzata da un forte temperamento e da un approccio deciso, si rivela cruciale nel gestire le interazioni con la folla, spesso esigente e talvolta aggressiva. È un uomo di poche parole, ma sa esprimersi con passione quando discute di eventi, persone e vicende non solo del convento, ma dell'intera provincia. La sua capacità di interagire con gli altri è evidente anche in momenti critici, come quando comunica a Padre Pio nel giugno del 1931 la dolorosa notizia del decreto del Sant'Ufficio, che gli vieta di celebrare in pubblico e di ascoltare le confessioni. Accompagna Padre Pio nei vari momenti di sofferenza della sua vita, raccogliendo le sue ansie nel diario che documenta tutte le sue esperienze accanto al frate cappuccino stigmatizzato. Uno spaccato della sua vita, dall'infanzia di Padre Pio fino ai momenti più significativi della sua esistenza. Inoltre, per incarico delle superiori autorità ecclesiastiche, sottopone il confratello ad un rispettoso interrogatorio sull'origine delle sue stimmate. Più volte eletto definitore provinciale, nel 1961 viene allontanato da Padre Pio e inviato a Larino. Il suo allontanamento è un episodio doloroso, poiché rappresenta la fine di un'epoca di un'intensa comunione spirituale. Nel 1964 diventa guardiano a Serra Capriola, nel 1965 superiore a Larino e dal 1967 guardiano a Morcone. Dopo una breve permanenza a San Severo, conclude gli anni della sua vita religiosa nel convento di Larino. Muore il 29 ottobre 1974 nella casa sollievo a San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato per un male non del tutto precisato, così come scrive il suo ministro provinciale, padre Rosario Borracino. Aveva 84 anni, 69 di vita religiosa e 52 di sacerdozio. Padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia Pianisi non solo si è dedicato alla vita religiosa, ma si è fatto portavoce e difensore di Padre Pio, affrontando con coraggio le difficoltà e le ingiustizie. Il suo impegno e la sua dedizione per il suo amato confratello e per la sua madre provincia rimangono impressi nella storia del cappuccino stigmatizzato.
rappresentando un legame di amicizia e spiritualità che segna profondamente la vita del convento di San Giovanni Rotondo.